Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia della nuova trincia John Deere 9006 che è stata presentata alla stampa europea la scorsa settimana e oggi abbiamo l'esclusiva di vederla al lavoro su mais per la prima volta. La novità principale della 9006 è il motore John Deere da 18 litri, 6 cilindri in linea, che in questo caso sviluppa 750 cavalli. È un motore pensato e studiato esclusivamente per la trincia, quindi non è stato montato o proviene da altre cose, ma è stato studiato per questo lavoro. E questo ha permesso di studiare dei valori di coppia e di potenza costanti tra i 1400 e i 1800 giri, che assicurano quindi prestazioni sicuramente più elevate. Inoltre non ha bisogno né di AdBlue e nemmeno del catalizzatore, perché del FAP, perché con un sistema particolare di riciclo dei gas di scarico riesce ad abbattere quelli che sono gli NOx e gli altri inquinanti senza appunto l'utilizzo di urea. Frontalmente troviamo una testata da 8 file con lo stalk buster, cioè il trinciastocchi integrato sotto. Stalk buster molto utile come in questo caso per fornire un lavoro completo e ha un assorbimento di 5 cavalli per ogni elemento trinciante, quindi in totale 50 cavalli. Come sempre sopra al tubo di lancio troviamo il mai noto sistema John Deere Harvest Lab, che permette di avere le analisi del trinciato in tempo reale. Una cosa che non è cambiata di questa trincia, come possiamo subito notare, è la cabina classica come quella presente sulle trince precedenti, anche la console, il joystick e i monitor integrati e come sempre lo Starfire 6000.